Mi chiamo Johnny Wade, non sono un biologo. Quest'oggi ci occuperemo di un problema che affligge la nostra società. Sempre più di frequente gli imballaggi tipo barattoli, tappi a corona, tappi per i vasetti di vetro. Lo stavo per dire. Ah, scusa. Scusa un c***o! Adesso andremo da un consumatore e gli spiegheremo che questo tipo di imballaggi in acciaio non vanno buttati nell'indifferenziata, perché l'acciaio si può riciclare all'infinito. E oltre! Stiamo osservando il consumatore per capire dove butterà gli imballaggi in acciaio, così se qualora li butterà nell'indifferenziata lo fermeremo. Ma questo signore sa che siamo qui? È una proprietà privata, non credo che possiamo... No, fermo, fermo! Sta aprendo una birra, ci siamo. Oh no, sta buttando il tappo nell'indifferenziata. Si fermi, la prego! Chi siete? Che volete? Sono Johnny Wade, non sono un biologo. Neanco io sono un biologo, ma mica entro in casa della gente. Lei ha buttato un tappino d'acciaio nell'indifferenziata, ma non va fatto, perché l'acciaio si può riciclare all'infinito. Quindi scatolette, tappi dei barattoli, tappi a corona... Tappi per vasetti di vetro? Tappi per vasetti in vetro vanno conferiti nella raccolta differenziata degli imballaggi. Mi dispiace, io non lo sapevo. Tranquillo, ma adesso quel tappino va recuperato. Non sapevo cosa fare, ero confuso. Volevo svuotare il sacchetto, ma mia mamma mi diceva sempre di non mettere le mani nel sudicio, è poco igienico. Pensai a lungo, poi trovai la soluzione. Costruiremo una macchina che mi rimpicciolirà, così potrò andare a cercare il tappino smarrito in fondo al sacco senza sporcarmi le mani. Lo faccio per te, mamma! Finalmente la macchina è pronta. È giunto il momento di andare dentro il sacco. Abbiamo piazzato delle telecamere all'interno del cestino, così potrete vedere quello che succede. Siamo pronti? 3, 2, 1, go! Devo stare attento, potrebbero esserci dei piattoloni in agguato. Meglio sbrigarci a trovare il tappino. Non voglio rimanere qua a lungo. Tutto sto casino pent up. Marianne Gani, hai fatto presto! Mi raccomando, non buttare più gli imballaggi in acciaio come le scatolette, i tappi a corona e i tappi dei barattoli nell'indifferenziata. Così facendo non solo eviterai sprechi inutili, ma contribuirai alla salvaguardia del pianeta. Hai ragione, la prossima volta ci starò più attento. Senza considerare che per riprendere questo tappino ho dovuto costruire questa macchina che mi è costata 3 milioni di dollari. 3 milioni di dollari? Sì, era l'unico modo, non potevo svuotare il cestino con le mani, è poco igienico. Marianne Gani, ma la prossima volta fai una cosa, mi dai 10.000 lire a me e ti svuota anche quello del vicino.